Se ne parla da tempo, c'è malumore in città, approda in consiglio comunale. Stiamo parlando dell'esigenza di rivedere il regolamento comunale per l'affidamento degli impianti sportivi, impianti da pubblica collettività, alle società che ne fanno uso agonistico e allo stesso tempo rivedere anche di chi sono le competenze dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione, perché capita in questa città che noi cittadini paghiamo e continuiamo a pagare gli oneri di gestione di impianti che poi vengono sfruttati ad uso privato. Consigliere, lei ha fatto delle affermazioni in consiglio comunale che ci hanno lasciato un po' perplessi, strutture che vengono gestite come se fossero personali e si concede autorizzazione ad entrare o meno a chi si voglia, strutture che danno 56.000 euro di utile al comune e ne hanno 400.000 euro invece di oneri passivi ogni anno per la collettività. Ma cosa sta accadendo? Perché questa amministrazione comunale non ha mai provveduto a tal riguardo? Anticipo i numeri che diceva lei, per quanto riguarda la piscina, si riferiva forse alla piscina il fatto dei 56.000 euro, ma sono 26.000 euro perché è tanto quanto deve dare alla ditta che ha in gestione la piscina al comune di Marsala. Però si è dimenticato di dire, così come io ho replicato, ho detto in consiglio comunale, che per il comune c'è una spesa di circa 400.000 euro, perché il comune nella convenzione che ha stipulato con questa ditta deve pagare acqua, luce e gas che ammontano circa 4.000 euro. Ecco perché dicevo del passaggio che viene fatto come se il comune incassa 2.000 per 3 mesi, che dato che c'è stata la proroga della gestione, incassa 5.600 euro, invece no, andiamo a pagare circa 90.000 euro di spese di acqua, luce e gas. Poi ho parlato anche dello stadio. Per carità, servizi che poi vengono posti alla cittadinanza sotto forma di pagamento, perché ci sono degli oneri per accedervi. Certo, ci sono poi chi gestisce ne fa un uso a livello commerciale, questo lo sappiamo tutti. Però quello che criticavo io è il fatto che chi gestisce, che sempre immobili che sono di proprietà del comune, ne fa uso, diciamo, non dico un cattivo uso, ma un uso, diciamo, riservato, io lo definisco così, in quanto magari, come ho detto in consiglio stasera, si presenta la tale società che chiede di allenarsi ad esempio allo stadio, e gli viene detto no, guarda, no, non ti possiamo dare lo stadio. Invece si presenta magari un altro che è più simpatico, e allora viene, diciamo che questo ha bisogno di una regolamentazione. Non si può, due consigli così comunali, le ha sollecitato anche il fatto che le luci allo stadio, che costano qualcosa come circa 1.000 euro forse ogni volta che si accendono anche per l'irrigazione del prato. Esatto, l'ha detto lei, ogni volta, ogni sera quando si accendono le luci allo stadio affinché si allena una squadra, ci viene a costare a noi come comune la somma di circa 1.000 euro, perché siccome le lampade sono di vecchia generazione, quindi c'è un costo abbastanza esoso, e questo non può funzionare, perché le squadre che andranno a allenarsi si allenano prima che tramonti il sole, perché non ci possiamo più permettere di queste spese. Ecco perché, così come abbiamo detto oggi in commissione sport, c'è bisogno di una regolamentazione, quindi regolamentare un po' tutto, sia per quanto riguarda il problema degli allenamenti, sia per quanto riguarda la gestione. Infatti io suggerivo di allungare i tempi di gestione, nel senso che quando si concede ad una ditta o società quello che è la gestione dello stadio, ad esempio della piscina, darla per circa 20 anni, quindi chi si prende la gestione andrà a spalmare questo investimento per 20 anni, perché giustamente deve fare anche delle spese, oltre che l'ordinaria, anche la straordinaria manutenzione dell'immobile, e così magari il comune si leva del peso di questo onere, perché non andiamo a dare a un privato, a una società, quella che è l'immobile, eppure ci dobbiamo accollare le spese, e oggi come oggi non ce lo possiamo permettere più, perché ripeto, come ho detto in consiglio, c'è gente che non si può permettere più di pranzare o di cenare, e noi non possiamo permetterci di fare soltanto per fare il bagno. Capisco, ripeto, io sono un uomo di sport, che la piscina è anche un servizio, perché c'è gente che la usa come curativo, però dobbiamo trovare una soluzione, non possiamo più permetterci di spendere queste somme. Tra l'altro evidenziamo che abbiamo appena appreso oggi che il Comune di Marsala ha rifiutato i locali gratuiti all'ordine dei giornalisti per un corso di formazione, pretendendo il pagamento dei locali, e poi si assiste invece che si sperpera denaro pubblico anche per chi ne fa uso privato. E questo non lo sapevo.